Buongiorno a tutti. Oggi vorrei parlarvi di una lettura fatta le scorse settimane. È una lettura che io rimandavo da un pochino di tempo, circa un anno. E se mi seguite da un po', mi avrete già sentito parlare di questo autore. Sto parlando di Matteo Zanini e questo è il suo secondo, lavoro letterario. Sto parlando di Aggrappati a un sogno o Aggrappati a un sogno, dipende da come lo vogliamo vedere. E io sono stata alla presentazione di questo libro l'autunno scorso. Era autunno? Sì, non credo fosse ancora inverno. Comunque, lo scorso anno, e quindi mi vorrei bullare della mia copia autografata. E appunto, se mi seguite da un po', mi avrete già sentito parlare di questo ragazzo che è un mio concittadino giovanissimo che scrive un genere di romanzi che a me piace molto. Matteo si ispira al mondo osteniano e scrive dei libri molto molto ispirati all'universo appunto vittoriano inglese. Aggrappati a un sogno, a me piace leggerlo così, non fa eccezione e narra la storia di una famiglia composta da una coppia, padre e madre, e quattro sorelle. La famiglia Olson vive a Barclay e vive sotto il continuo giogo della madre, vogliamo dire, la chiamerei quasi matrigna in realtà, non è, anche se in realtà è madre biologica, che fa di tutto per rendere la vita della sua famiglia, soprattutto delle sue quattro figlie, impossibile, la rende un vero e proprio inferno. Lei vede in queste quattro figlie semplicemente un modo per non fare niente in casa, le sfrutta in tutti i modi, le tiranneggia, le umilia e tutto quello che succede a Parkley è agli occhi della madre di Frances Olson assolutamente poco importante rispetto ai suoi desideri, alle sue necessità. Queste quattro ragazze vivono appunto quasi recluse in questa casa finché la più giovane, se non ricordo male, Catherine, grazie a un incontro fortuito, riuscirà o cercherà perlomeno di cambiare completamente la propria vita e cercherà appunto in qualche modo di cambiare anche quella delle sue sorelle. Questo è, mi sento di dire, un vero e proprio romanzo di formazione, perché Catherine nel corso di questo libro, perché saranno praticamente le sue avventure quelle che noi seguiremo, compie un viaggio non solo fisico, perché ovviamente scapperà da Parkley e le succederanno un sacco di altre cose, ma anche un viaggio all'interno di se stessa, una crescita personale, una ricerca del suo vero io, della sua vera personalità. Cosa dire? Vabbè, questo in breve la trama, ma cosa dire di quello che è il romanzo in sé? Matteo, secondo me, sta crescendo. Io credo di aver notato un miglioramento anche a livello proprio stilistico all'interno di questo romanzo rispetto al primo, che comunque era molto ben scritto. Come dicevo, pesca a piene mani dalla tradizione inglese vittoriana e soprattutto si ispira moltissimo a Jane Austen, che è una sua beniamina e musa ispiratrice. Quello che secondo me è molto apprezzabile e a me personalmente è piaciuto di questo tipo di romanzo è che io amo moltissimo Jane Austen, però ovviamente sono romanzi di un'altra epoca a cui noi siamo diversamente abituati, quindi molto belli, molto d'atmosfera, molte chiacchiere e molte volte, ovvio, noi siamo abituati, non ci aspettiamo che succeda chissà cosa in un romanzo di Jane Austen, però magari ogni tanto ci piacerebbe qualche colpo di scena in più, qualche avvenimento in più. Secondo me Matteo fa questo, prende questa ambientazione, ma le dà quel qualcosa in più, perché in questo romanzo, ad esempio, gli avvenimenti non mancano, succedono molte cose, ci sono anche degli avvenimenti piuttosto drammatici. E quindi, secondo me, ha saputo trovare il giusto equilibrio tra
romanzo vittoriano e quindi un certo stile, un certo lessico piuttosto ricercato, l'attenzione al sentimento, l'attenzione ai dialoghi tra i personaggi, ma anche un giusto pizzico di azione che secondo me non guasta. Cosa dire? Consiglio questo romanzo agli appassionati di Jane Austen, agli appassionati dei romanzi vittoriani, ma anche chi magari ha voglia di scoprire qualche nuovo autore giovane, perché comunque Matteo è molto giovane, cioè quando leggo che è nato nel 1990 mi sento davvero molto vecchia. E basta, questo è tutto. Aspetto un nuovo lavoro e vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!